Consueto appuntamento con i giochi del Plus in arrivo nel mese di marzo. Allora, tutti disponibili dal 19. Qui si parla di tagli premium ed extra, quindi non l'essential che trattiamo come sempre in un video a parte, viste le tempistiche differenti. Un catalogo che nel mese di marzo, devo dire, risulta più che intrigante, soprattutto nel caso in cui non siate giocatori soliti affacciarsi a produzioni di secondo piano. Spesso e volentieri, magari siete fissati con i grandi nomi, sono quelli che... Questo mese potrebbe essere intrigante per voi. Comunque, andiamo con ordine. Dunque, NBA 2K24 è chiaramente un titolo rivolto prevalentemente agli appassionati. Quelli che sono tali probabilmente l'avranno già comprato. È una selezione questa che tendenzialmente potrebbe essere interessante per chi non è solito comprare giochi di basket e fosse interessato a provare le ultime novità, tendenzialmente, le più recenti degli ultimi anni. Quindi un eventuale primo buon passo introduttivo per vedere se fa il caso vostro. I giochi di basket sono un mondo a parte se siete tendenti al calcio come me, però magari potreste scoprire una passione per questi giochi e questa, diciamo, sempre nell'ottica del... I servizi in abbonamento sono quel qualcosa che ti dà ciò che non, normalmente non compreresti, anche in quest'ottica trovo adeguata la scelta. Poi Midnight Suns. Allora, io Midnight Suns all'epoca l'ho consumato. È, diciamo, per farvi una fotografia veloce, immaginatevi XCOM, ma ambientato nel mondo Marvel. Potrebbe essere un modo per descrivervelo brevemente e darvi un riferimento piuttosto chiaro. È un gioco chiaramente molto ripetitivo per struttura, però la presenza di altri supereroi, la presenza di tante missioni, è un gioco che contenutisticamente è pazzesco, per cui tenete presente che se amate quelle atmosfere, quelle situazioni, potrebbe veramente soddisfarvi, peraltro anche con un sistema di crescita molto particolare, con allineamenti morali, che hanno il loro peso nell'avventura. Però chiaramente è un titolo che per struttura potrebbe non piacere a tutti, ma ripeto, è una di quelle classiche produzioni che, viste anche le vendite molto basse dell'epoca, potrebbe secondo me rivelarsi interessante per più di qualcuno durante questa mesata che potrà finalmente provarlo. Tra l'altro, piccola parentesi, anche in termini di contenuti post lancio fu molto molto valido, con delle ottime espansioni che ho consumato pure quelle. Poi Resident Evil 3, ecco, questo è un po' il classico gioco che io non vorrei, tra virgolette, nei servizi d'abbonamento, perché questo ai tempi chi voleva se l'è sicuramente già preso, giocato, strafinito. È un po' superfluo, è il grande nome di facciata, però se siete fra coloro che non l'hanno mai giocato, che aspettavano l'occasione per recuperarlo, provatelo. Non è il miglior remake degli ultimi anni, credo che il 2 e il 4 fatti da Capcom gli siano superiori, però non è orribile. Io trovo che la magia dell'originale sia inarrivabile e non pienamente catturata da questo remake, però valido, bello da vedere, divertente se amate survival horror, insomma. Poco da aggiungere. Poi LEGO DC Super Villains. Ragazzi, giochi di LEGO sono come sempre imperdibili in compagnia. Possono rivelarsi divertenti anche da soli. Le riletture in chiave Lego di grandi avventure, di grandi storie, ben note al grande pubblico, sono sempre intriganti, simpatiche, con la loro componente di dolcezza unita a questa irriverenza. È una bella produzione nel complesso, però vi deve piacere il genere, chiaramente è molto leggera, se vogliamo, anche come difficoltà. Potrebbe rivelarsi poco stimolante, ma non così poco quanto magari si può pensare guardando un gioco di Lego. Però sì, chiaramente il target sono le famiglie o comunque persone in cerca di esperienze leggere da condividere più che per sclerare o mettersi lì a scervellarsi. Poi Mystic Pillars. Allora, io Mystic Pillars non l'ho giocato, per cui qui mi rimetto a descrizioni e impressioni indirette. Me ne hanno parlato bene. Si parla di un puzzle game che unisce anche componenti da visual novel. Per quanto non riesco a immaginarmi molto sto mix, ma lo proverò, lo proverò. A me, come ben sapete, non dispiacciono questo tipo di produzioni così sperimentali. I puzzle game sono uno dei generi che più apprezzo, se fatti bene. Questo, da quel che mi dicono, è fatto molto bene, quindi lo proverò quando sarà.
Blood Bowl 3, prendete il football americano, unitelo a un contesto fantasy estremamente violento e metteteci una spruzzata di grande strategia e avrete Blood Bowl. Titolo estremamente complesso. Se non conoscete il gioco da tavolo, se non conoscete il football americano, potrebbe essere complesso entrare un po' nei meccanismi della produzione, però se avete pazienza vi garantisco che merita molta attenzione, che merita anche il tempo necessario per comprenderla e per capirne un po' le dinamiche. È un titolo ben costruito nel complesso, però molto di nicchia, molto 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 di nicchia. Provatelo, magari potreste scoprire un'affinità con questo tipo di esperienza. Poi Super Neptunia RPG. Allora, questo è un gioco di ruolo carino. Vi dico la verità, non è fra le mie produzioni preferite, né per stile grafico, né per struttura, né per progressione. Non mi fece impazzire in maniera particolare quando lo provai all'epoca, non l'ho finito, però diciamo che questo vi dà un po' una misura. Io, appassionato di giochi di ruolo, non l'ho finito, ci sarà un perché. Non trovo abbia nulla di così sconvolgente o affascinante da suscitare i giusti stimoli per star lì tante tante ore, però magari potrebbe piacervi, ragazzi. Io ripeto, sono ottime occasioni per sperimentare anche con cose lontane dai propri gusti e questo potrebbe essere il vostro caso. Io, come appassionato di giochi di ruolo, non l'ho trovato troppo, o meglio, non è il problema di fondo, è che il genere ha una tale mole di proposte in questi anni, una tale mole di alternative, e il livello è talmente alto adesso che è difficile poi trovare spazio a quello che magari non raggiunge dei picchi qualitativi così alti. Però provate. Dragon Ball Z Kakarot, ragazzi, nel mese più triste possibile per gli appassionati di Dragon Ball, vista la morte estremamente prematura di Toriyama, una scelta che trovo anche abbastanza funzionale e giusta per omaggiare questo grande artista. Un gioco peraltro molto molto valido per gli appassionati di Dragon Ball. Credo che chiunque si consideri appassionato già lo avrà, ma comunque parliamo di un progetto che all'epoca mi ha divertito tanto, perché è uno di quelli che secondo me catturano meglio l'essenza di Dragon Ball Z. E devo dire che insomma trovo veramente giusto il momento per proporlo. Non so se fosse previsto o meno, ma in ogni caso è un buon momento, ecco, per ricordare tutti questo grande artista e rivivere alcune delle sue meravigliose opere. Poi, per quanto riguarda i classici, questo mese è andata discretamente bene, perché è arrivato Jack and Dexter The Lost Frontier. Arriverà Jack and Dexter The Lost Frontier, che è, insomma, Jack and Dexter, ragazzi, mi metto a presentare Jack and Dexter. Cool Borders, questo, ragazzi, è stato il mio primo gioco di snowboard, quando ero ragazzino, ovviamente, proprio piccolo piccolo, perché parliamo dell'era PS1, un gioco che ricordo ancora con affetto, ma che non gioco da quel dì, quindi sarà magari carino riprovarlo. Poi God Eater Burst e soprattutto Phoenix Wright e Saturni Trilogy, senza contare pure JoJo Bizarre Adventures All-Star Battle R. Questo è quello del 2014, io non ho mai visto JoJo, lo confesso, per l'ennesima volta, per cui diciamo che è un titolo da cui mi sono sempre tenuto lontano, perché dico, prima mi devo vedere tutto, poi eventualmente ci arriverò. Però insomma, una buona selezione nel complesso questo mese, con delle buone cose. Poi tra l'altro ci sarà My Hero Academia stagione 1 per gli abbonati del Plus, Premium e Deluxe. Tenete presente, per quanto credo che My Hero Academia stagione 1 l'abbiano vista tutti, però a caval donato, poi se uno paga è tutto gratis, ma è un concetto di gratis un po' così particolare. Comunque, ragazzi, questo è. Fatemi sapere cosa vi intriga di più, cosa pensate di prendere al volo non appena saranno disponibili, scaricarvi al volo, quello che eviterete, quello che consigliereste al pubblico che ci ascolta, quello che sconsigliereste al resto della community. Ragazzi, per adesso io vi saluto, vi do appuntamento a fine mese per parlare un po' di quello che sarà stato il mese di Xbox, qualora abbiate anche il Game Pass, e per quanto riguarda il PlayStation Plus, noi ci vediamo a fine mese, i primi di aprile, con l'offerta Essential, e poi a metà aprile con quella che sarà l'infornata Premium ed Extra per quanto riguarda il mese prossimo, sperando che sia un buon mese anche aprile.